ciao ragazzi, ciao. Abbiamo un ospite speciale oggi, Cherik, che farà il video con me. Perché, dovete sapere, oggi li faremo fare da giuria ai miei outfit. Ok, questa cosa mi spaventa abbastanza, perché sono molto autocritica e non mi vedo mai bene quando mi provo le robe. Quindi mi spaventa tantissimo questa cosa. Hai scelto proprio la persona giusta per... Perché? Far da giuria. E beh, tu devi giudicare i miei outfit, ah, scusa. Ah, certo. Eh sì, ah? Non essere troppo cattivo, ti prego, ok? No. Uno. 3. Iniziamo bene con un bel 3, grazie. Comunque, notiziona, questo video, ragazzi, in collaborazione con Boohoo, e io sono così contenta perché io acquisto sempre da questo sito. Ogni volta mi chiedete dove hai preso questa cosa, quasi sempre, comunque, molto spesso è di Boohoo, e voi lo sapete, quindi quando... Boohoo si chiama? B-O-O-H-O-O. Quindi quando mi hanno contattato ero strafelice perché faccio sempre ordini da loro. E ho anche un codice sconto per voi ragazzi. Ve lo metterò qua, qui c'è qualcuno. Ah, tutti i gatti. Sì, sono gli special guest. Per avere un 10% di sconto su tutto il sito. Incluse le cose già in saldo tra l'altro. Quindi avete veramente un super risparmio. Ovviamente solo sul sito italiano. Il codice sconto però sarà valido solo fino al 30 novembre. Quindi mi raccomando, anche se c'è già comunque abbastanza tempo, fino al 30 novembre, insomma, di tempo ce n'è. Ok, outfit numero 1, questo già l'hai visto in realtà, quindi ecco. Allora, devo dire, dico prima io la mia? Sì. No, di prima tu, dopo ti dico io. Prima il voto, Come vuoi, sei tu il giudice, quindi decidi tu. Vabbè, a questo punto. Dico, insomma, non ti sta proprio... Benissimo, perché sei troppo alta per questo. Cioè, tipo da vestito, no? Da questa parte mi sta giusto. No, ma da questa parte mi sta più lungo e qui è più corto. Vedi? È troppo corto per te. Ragazzi, sono quasi 1,80, cosa vuoi che ti dica? Però diciamo, ti sta proprio malissimo. Tipo a Capodanno, non lo so, sì, tutto scintillante. Sì, con queste. A parte che ho mangiato McDonald's, caramelle gommose, poi faccio questo video proprio con la pancia. Che strano. E vabbè, scusa. Beh, comunque, molto festivo ovviamente, cioè sì, per una serata. Una serata così un po' fish. Sì, tipo appunto Capodanno. Non vai a fare la spesa comunque. Perché neanche la spesa così. Dai, cosa dici? Non mi sta benissimo perché è troppo corto. 6 perché sono buono. 6 perché sei buono? Ammazza, pensavo... Io ho detto tanto mi darà tutto 9-10. Vabbè, ma no. Ti sta corto? È vero. Giusto. Posso darti 10. No, giusto. Devi essere onesto e ci piace. Sono d'accordo anch'io con te, perché non mi ci vedo proprio benissimo, nel senso che seriamente per me che sono 1,77 è forse un po' troppo corto, sì. Però tutto sommato è un bell'abito, nel senso che me lo sento morbido addosso, non mi dà fastidio. È un tessuto particolare e questi glitterini sicuramente sono molto festivi. E mi piacciono però molto le spalline così con questo... non so come si chiama. Comunque anch'io sono d'accordo con te. Grande. Ok, altro outfit, secondo outfit. E qui sia questo abito, è di Boohoo, che in realtà è un maglione... oversize, faccio vedere bene. Sì, perché se no non posso dare. Infatti. È ancora. Scemo. Ok. Cioè, questo abito io ho messo insomma una cintura a caso perché sono molto carini indossati con le cinture. Ed è un maxi abito. Ma questo ti sta. Cioè, bene. Un maxi maglione che sta. Questo è il tuo stile. Sì, no? Sì. E beh, infatti. Le ho scelte tutte io ste cosine, eh. Quindi è molto stile mio. Anche da... Non è troppo corto. No, questo è giusto. Secondo me è giusto. È giusto, sì. E sì. Anche questo cappotto è di Boohoo. E secondo me anche assieme ci stanno molto bene. Forse avrei potuto prendere una taglia in meno di questo cappotto. A me piace molto, ma... Super, sì. Sta molto bene. Quindi... Mi sto mettendo super in difficoltà e devi scegliere un voto, lo devi dare. Che voto gli diamo? Non vale farti suggerire da casa. L'aiuto da casa? No, l'aiuto da casa dopo. Ok, faccio la chiamata? Neanche. No, neanche dopo. 50-50, no. 50-50.
No, dai, questo ti sta veramente bene, a me piace. Davvero? Diamo un bel 8. Non ci posso credere, grazie amore. Beh, anch'io sono d'accordo proprio perché è proprio stile mio. Cioè, questo Maxi Maglione, appena l'ho visto, è tutto mio. E anche questo cappotto, ci piace tanto. E poi ne ho uno simile che so che ti piace. Quindi immaginavo che ti sarebbe piaciuto questo qua. Ok, dai, boh. Beh, andiamo in meglio, se non altro. Sì, facciamo un 8. Sono contenta. Ok, terzo outfit è questo, cioè questo abito leopardato. Ti piace veramente? Questo abito leopardato in stile skater, quindi con la gonna un po' più ampia, così. E... guarda. E boh, con una scollatura, insomma, così. Dici? Ci ho messo questa cintura perché anche secondo me questo abito sta molto bene con una cintura un po' più spessa. E basta, adesso devi... Ah, stiamo diventando professional, proprio guardiamo il materiale. Ci ho già detto che come giuria io non so che... Invece sei bravo. No, beh, insomma, se devi andare... Dove devo andare a fare? No, ecco. Veramente? Eh sì, perché sei... Ah, ok. Stile. Ah, quindi ti piace la roba aggressiva? Questo ti sta bene, no? Sì. Bionda, alta, occhi azzurri, un po' giaguara. Bene, bene, non mi aspettavo un 10, sono contenta, però devo dire che piace molto molto anche a me. È un pochino leggero, quindi... È un po' più estivo, diciamo. Sì, è un pochino più, diciamo, autunnale anche, ma per l'inverno secondo me va abbinato con qualcosa di più caldo. Però è super, super carino, mi piace. Sì, sta molto bene. Grazie, amore. Adesso il prossimo sarà un 3, già vedo. Sei stato troppo buono. Questo l'ho messo letteralmente un abito tanto in stile mio, perché di solito non metto abiti sotto le ginocchia, cioè li metto super super lunghi alla caviglia oppure li metto abbastanza corti, quindi questa è un po' una novità per me. Però mi piaceva lo scollo tipo qua, così. Sì. E anche dietro mi piaceva. Dietro? Sì. Mi piace, non lo so, mi piace lo scollo qua. Devo dare anche loro, no? Vale un po' più in là, no? Sì, sì, penso che si stia vedendo abbastanza bene. Allora, parere personale, ti manca l'ombrello e il cappello. Cioè, perché? Poi sei pronto per fare Mary Poppins. Veramente. Ah, l'ombrello che parla. E la borsa quella grande. Quella grande che c'è tutto dentro. Sì, no? sì, tipo l'attaccapanni. Beh, quindi è un abito da Mary Poppins per te. Cioè, l'abito in sé comunque... Secondo me invece ricorda molto di più Marilyn Monroe agli anni 50. Dici? Tipo pin-up. Però a me piace comunque. Sì? Non mi dispiace. Però sei tu la giuria. No, dico, l'abito su di te non ti vedo, ecco, come... No? No. Ok. Quindi... Stai andando sull'insufficienza? Sì, perché c'è l'abito in sé, magari anche bello, no? No, ma il tessuto è super, è proprio comodo. Però su di te non... Non lo vedi come stile? Sì, come... Stile tuo no, quindi... Ok, come la pagherai però. Sì. Allora aspetta, no. Scherzo. Ecco. Volevi ecco dire 5 volte 2, sì, giusto? Cinque, ti sei sbagliato? Sì, no, certo. Però non lo reggiseno, magari questo alzava. Ah sì? Nuovo outfit, perché mi guardi così? Nuovo outfit, quest'abito mi piaceva. È tutto con queste piume, molto particolare. Mi sembrava figo, ok? Forse non indossare proprio con gli stivali al ginocchio, magari forse un paio di décolleté, però secondo me, cioè non lo so, non mi convincono tanto, non mi convince tanto come mi stanno le maniche, in realtà. Perché ridi? Gatto Max, digli qualcosa, Gatto Max. Max, gli dai tu il voto su questo vestito? Sì, io gli do voto 10 perché mi piacciono le piume che... Magna! Io vorrei giocare con le piume, sai, mi piacciono tantissimo. E lo so che è un po' particolare, però tipo per una serata, una festa. Neanche per una serata, una festa. Non so, a me non mi piace. Non ti piace come mi sta o non ti piace l'abito? No, il genere neanche come ti sta, ecco. Ah, grazie. No, non so. Max. Sì?
piace a te? Io do voto 72. Max, scegli tu il voto. Vai. Io scelgo? Scegli. Io scelgo, vado via, ciao. Cioè. Arrivederci. No, amore. Vabbè, se non ti piace, vabbè, non ti piace, ho voluto usare con qualcosa di più particolare, un qualcosa di, che di solito non avrei messo, se non per una serata particolare. Ah, ok, toccare puoi, oh, visto che... cioè, giuria, sì. ok. Che voto ti daresti? Io? Sì. 6-7 forse, non lo so. Dipende dal contesto. 6-7. A me non dispiace poi così tanto, non lo so, dico, le maniche non mi convincono tantissimo per come... cioè, fatto il mio corpo, forse non mi stanno benissimo. Però non lo so, no. In che... Cioè, questa donna così, con le piume, a me piace. In che occasione lo indosseresti? Non so, una festa di compleanno. Ah, sì? Tipo, fuori la torta, ta-da! Sì. Ah. Per il tuo compleanno, però. Ah. Lo sapevo io che dopo il 10 arrivava il 3. E meno male che non ti ho preparato la cartella con l'1 e il 2, perché sennò mi arrivava l'1 qua. Tra l'altro voi a casa, date i voti anche voi, se, vi, se siete d'accordo con Eric oppure no, scrivetelo, date i vostri voti. Già che non posso usare l'aiuto... Onesto, devi essere onesto. Sì. Cioè, dopo mi fai dormire sul divano o posso dormire... Dormi sul divano solo se vengo anch'io a dormire con te. Ah, buono, allora posso essere onesto. Cioè, a me non piace per niente. Mi dispiace. Non ti piace il tessuto, non ti piace, no, non mi la piace forma, non ti piacciono le piume. Stile del vestito e anche come ti sta. Mi dispiace. Okay. Ok, siamo al penultimo outfit. Ok? Sei quasi libero. Allora, questo, anche questo è un maxi abito che su di me ovviamente è super corto, lo so, tu dici che sono troppo corti per me, a me comunque così piace. Sì, però se vai fuori mostri il sedere. Ma sei, non è vero, non si vede il sedere. Ecco, sì, così, fai due movimenti di più, no. Ok, lo metterò con i jeans, con qualcosa sotto, promesso. Però così adesso non mi sembrava male da far vedere così. Perché è, allora, è super morbido, super caldo. Vero che è super morbido? Sì, morbidissimo. È super confortevole e mi piace tenerlo addosso. Quindi mi piace anche tantissimo il colore, devo dire la verità. Sto cercando di buttarmi un pochino di più sui colori accesi, perché sennò solo nero, tutto nero. Quindi, non lo so, a me piace. Anche così con gli stivali a ginocchio, a me piace molto. Però ovviamente ci tengo seduto sul divano, no? Con questo, con una tazza di cioccolata calda. Sì. Un po' così relax. Ah, molto cozy. Sì, molto. Atmosfera. Sì. Ok. Il caminetto acceso. Che bello. No. Casa nuova deve avere il caminetto. Ti piace? Sì. No, cioè. Non come abito. Non come abito, perché secondo me è copro. Però come maglione da abbinare a qualcos'altro, sì. Ok. Mi piace anche perché ce n'hai altri simili. Simili, sì, è vero. Quindi... Non di questo colore, però di questa... Questo genere. Sì. Sì, vero. Sì. Molto stile mio. Sì. Mi fai, me lo fai però sudare, perché piano. Grazie, amore. Sì, ma grazie. Non così, perché se è così per me è un 4. Ah, ok, devo coprirmi. Sì, okay. No, adesso... Per me è una minigonna, senti. Che cosa ne pensate? È troppo corto o è fattibile? Per me è come una minigonna, non è che... Cioè... È che non si vede, cioè... E non si vede. Oh, là. Ecco, già mi preoccupavo che non c'era un qualcosa di rosa in questi vestiti. Ta-da! Hai visto? È arrivato! Allora, questo è uguale identico a quello di prima, che però cambia ovviamente il colore. Quindi anche questo, stesso discorso, sì, della lunghezza. Sì, è bello. Però il colore, no? Top. Dovevo prendere la rosa, scusa. Mancabile. Ma anche da piccola mi piaceva sempre rosa, anche quando eravamo alle elementari. Sì, avevo tutta la camera rosa. Sì. Ma la camera è casa tua, non andavo mai. No, non ti invitavo ai compleanni. Non mi volevi vicino. Non è vero, perché tu mi invitavi ai tuoi. Io facevo sempre a scuola ai compleanni. Tutti li facevamo a scuola, avevamo la torta. Portavo sempre le torte. Su. Anch'io. E le pastine. È ovvio, le nostre mamme, mica noi. Che bello,
oltre che avere i panini di cotto che lei non aveva. No, infatti avevo le merendine spiaccicate. Comunque parlando, anche altre compagne si ricordano dei suoi panini pazzeschi, quindi ecco, e non offrivi mai niente, perciò, neanche a me che ero, che avevi un debole dovevo, per me. Dovevo crescere. Io sono cresciuta uguale, toh. Anche con la merendina spiaccicata sono cresciuta. Dai, allora, dai, questo è un voto in più perché è rosa. Sì, è rosa. Comunque appunto è morbido come quell'altro, è caldo, ostile, sì, no? Quindi insomma, due. Finiamo in bellezza, dai. Dai. Dai, insomma. Grazie amore. Così stasera non dormo sul divano. Ah, ecco per questo. Grazie amore, devo dire che piace tantissimo anche a me. Piace tanto 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 anche a me. Beh, peccato. Sta bene anche il colore, no? Sì? Sì, sta bene rosa. Sì, sì, sta bene. Peccato che non sia un po' più lungo, sono d'accordo con te, ma. Tinta con i capelli. Sì, è vero, no? È vero. Però ragazzi, se siete un po' più basse di me, per voi, cioè potete usarlo anche come abito, ovviamente. Ma anche se siete alte come me, potete usarlo come abito, che frega. Ok? Questo è quanto per il video di oggi, mi sa, mia family, spero vi sia piaciuto. Ricordatevi il codice sconto, comunque ve lo metto anche qua sotto nel box informazioni. Vi mando un bacio grandissimo, grazie al nostro special guest Eric, l'ho detto in inglese Eric, che speriamo di avere sempre più spesso nei video. E basta, alla prossima. Ciao ciao. Ciao.